Seconda parte di psiche e dintorni. In questa nostra puntata abbiamo parlato e stiamo continuando a parlare di scuola e famiglia, due grandi sistemi, entrambi influenti nell'educazione del ragazzo. Sicuramente il modo di interagire è cambiato rispetto al passato e per andare incontro in particolar modo a quelle che sono le evoluzioni sociali. Abbiamo discusso come la vera battaglia è quella di fare una rivoluzione culturale nelle menti non solo dei genitori ma anche degli insegnanti. Dunque la scuola e la famiglia sono delle agenzie educative molto importanti. Diamo la parola al nostro esperto Sandro Tolitano, che sicuramente ha nella prima parte ha delineato con esattezza questi cambiamenti. Ma io aprirei richiamando un po' le responsabilità dell'uno e dell'altro, cioè le responsabilità, le cose da fare. Quindi richiamerei subito un po' il discorso, quali sono le caratteristiche. Nella prima parte è stata un po', come dire, richiamata l'importanza della formazione degli insegnanti e la dirigente ha anche citato un po' quali sono le caratteristiche, alcune caratteristiche fondamentali. Nell'elencare queste caratteristiche c'è l'ultima che io metterei per prima, che è avere passione, che è la prima cosa che un insegnante deve avere per poter essere veramente un insegnante efficace. Ma richiamerei la responsabilità degli insegnanti nel creare una relazione positiva con i genitori, quindi la capacità di ascolto, quindi la capacità di ascoltare i genitori, di riuscire a comunicare, come dicevo prima, rispetto alle situazioni familiari, a tutta una serie, diciamo, di informazioni della famiglia che possono servire agli insegnanti, ascoltare la preoccupazione dei genitori, quindi in qualche maniera ascoltare le aspettative dei genitori, quindi sono tutti elementi che sono importanti. Un altro elemento è spiegare gli obiettivi e i programmi, quindi essere estremamente chiari. Il genitore, che peraltro viene fatto già a monte, in genere appunto viene fatto a monte quando si apre l'anno scolastico, vengono presentati i programmi spiegati, dovrebbero essere spiegati in maniera molto chiara, quindi diciamo creare delle aspettative molto, molto chiare. Per quanto riguarda i genitori, insomma, bisogna sostenerli nell'attività che devono fare anche a casa. Perché come dicevo prima, i genitori hanno un ruolo fondamentale quando trasmettono ai figli l'amore per la scuola, per l'istruzione, quando, come dire, concorrono a fare sì che gli insegnanti siano nella scuola, sia autorevole, proprio dando un segnale positivo ai figli, stando accanto ai figli lungo il loro percorso formativo. E quindi aiutare anche i genitori, perché molto spesso ci ritroviamo nel progetto di cui parlava la docente nell'incontrare i genitori, molto spesso vengono rappresentate queste difficoltà che sono pratiche, giornaliere, di come fare sì a fare i compiti senza stare lì interi pomeriggi a fare battaglie campali. E quindi voglio dire, ci sono anche delle cose molto pratiche, quindi i genitori devono essere anche aiutati in questo senso. Ed ecco il richiamo al discorso dell'implementare questi incontri con i genitori. Dicevamo prima che gli incontri, ma l'ha sottolineato lei, gli incontri non devono essere sporadici, devono avere una loro logica, una loro continuità, devono sostanzialmente essere un punto di riferimento. In questo caso, in questo progetto, che poi il titolo è abbastanza esemplificativo, perché i genitori tornano a scuola, un po' c'è un sistema un po' simile a una scuola dove ricevono delle informazioni ma dove possono interagire e interloquire con l'esperto, quindi in qualche maniera ricostruire questo tessuto culturale che si è interrotto. Poi le motivazioni per cui si è interrotto in questi ultimi 20-30 anni glielo diamo alla televisione, glielo diamo all'economia, glielo diamo a tutta una serie di problematiche. Ecco, mi è piaciuta molto la frase che lei ha detto: ricostruire il tessuto culturale della scuola. Come si potrebbe fare? Con l'impegno. Abbiamo detto nella prima parte che impegno è una parola importante. E purtroppo devo dire che l'epoca in cui viviamo, del tutto subito, del tutto facile, l'era del click,
possiamo fare tutto col click. Sì. Va un po', confligge. Confligge con la parola impegno, confligge con la parola educazione, che invece prevede tempi lunghi, prevede ascolto, prevede fatica. E dobbiamo un po' piano piano far sì che queste parole comincino ad essere veramente nella personalità e nella dimensione di ogni componente che interagisce poi all'interno della scuola. E la parola comunicazione è una cosa importante. Perché se non si comunica, se non si capisce quali sono i nostri obiettivi dall'una e dall'altra parte, non si vede mai il punto d'arrivo. È bene che tutto quello che si fa deve essere comunicato e deve essere trasparente. E la cosa, se mi permette, è ancora più complessa, perché vede, non è soltanto, diciamo, nel rapporto tra i genitori e la scuola, è anche all'interno stesso della scuola. La scuola è un'organizzazione particolare, perché se lei ci pensa è un'organizzazione veramente complessa. C'è un dirigente, ci sono le persone che curano la segreteria, quindi il personale amministrativo, ci sono i collaboratori scolastici, i bidelli, ci sono gli insegnanti. E se ognuna di queste componenti fa quello che deve fare a compartimenti stagni, la cosa non funziona. Quindi la comunicazione, se c'è all'interno della scuola, è anche forse possibile esperirla in maniera più facile, più diretta anche con i genitori. Uno dei teorizzatori delle organizzazioni diceva che la scuola è un'organizzazione a legami deboli. Perché proprio mettendo in evidenza i diversi ruoli che interagiscono con lo stesso fine, che è quello della formazione dei ragazzi. Allora diceva, immaginate un campo di calcio di forma ovale, dove i calciatori entrano ed escono senza nessuno che dica quando esci tu e quando esce l'altro, non si capisce dove è la porta, non si capisce. Allora è importante che già la comunicazione, la chiarezza comunicativa si è esperita già dentro all'interno dell'istituzione scolastica. Noi abbiamo tanti documenti, abbiamo il piano dell'offerta formativa, abbiamo il patto di corresponsabilità. È necessario che dietro ognuno di questi documenti, che sono fondamentali e parlano proprio dell'identità dell'istituzione scolastica, ci sia proprio la riflessione dell'intera comunità scolastica. Quando poi i genitori, ancora prima dell'inizio dell'anno scolastico, il POF viene fatto vedere, che adesso è piano triennale, PTOF con la nuova legge di riforma, la 107, viene mostrato ai genitori all'atto dell'iscrizione, perché voi sapete, per Costituzione i genitori hanno sancita dalla Costituzione la libertà di scelta educativa, per cui i genitori guardano l'offerta formativa che la scuola propone e scelgono se quella scuola è coerente con la loro visione di educazione, istruzione e formazione. Quando si ha condivisione rispetto a questo, dico poi, allora il dialogo si imposta, e si imposta faticosamente anche creando le occasioni, perché oggigiorno corriamo tutti, siamo tutti, cioè ormai è un luogo comune però che indica la realtà, siamo tutti di corsa, nessuno ha mai tempo. Bisogna trovare e ricercare le occasioni e il tempo, anche tempo è una parola importante. In termini educativi non si hanno risultati se non con il tempo. Noi quando abbiamo i ragazzi a scuola lo impariamo, non è dopo un giorno che facciamo apprendimento, non è dopo un giorno che risolviamo i problemi. L'educazione implica tempi lunghi. Ecco perché poi è anche importante quello che diceva il dottor Autolitano prima, la verifica in itinere di quello che si fa è anche finale per tracciare un bilancio di quello che abbiamo fatto in itinere, per aggiustare il tiro, cioè per capire, per calibrare la nostra azione rispetto a quello che noi ci prefiggiamo. Quindi migliorare la comunicazione, che sia flessibile e che arrivi a chiunque. Direi trasparente. Mi piace immaginare la scuola come un castello dalle pareti trasparenti. È giusto, perché io credo che se i genitori e comunque i nostri utenti, in generale il territorio, sanno cosa si fa dentro la scuola,
Allora lì è facile, condividi e non solo ecco, la trasparenza. Se c'è trasparenza comunicativa, c'è anche impegno nella risoluzione dei problemi, perché io ritengo che nessuna scuola può essere un'oasi felice, no? All'interno di ogni scuola ci saranno delle problematiche, così come ci sono all'interno delle famiglie. Mi sembra ecco, sotto gli occhi di tutto e per esperienza che dentro le famiglie si discute. Per affrontare i problemi, così deve essere dentro la scuola, però l'importante è che si discuta in termini costruttivi, l'importante è far percepire a chi c'è di fronte che noi siamo lì per quello. Ecco, io mi sento molto al servizio del territorio. E sicuramente questo creerà una maggiore serenità anche con i genitori. Sì, in questa descrizione è bellissima certamente, è che molto spesso però ci si trova di fronte a istituzioni scolastiche che non sono esattamente l'esempio insomma, di quello che è stato definito. È chiaro che molto spesso ci si rapporta con delle realtà con le quali non ci si comprende. Ecco, forse il problema maggiore è questo, questa mancata comprensione tra genitori e istituzione scolastica per mille motivi. Le tre parole fondamentali, tempo, impegno e ascolto, che vengono fuori da questa discussione, credo che esemplificano esattamente quello che si aspettano i genitori dalla scuola principalmente e quello che dovrebbe essere poi il compito di tutti, il fatto appunto di impegno, di tantissimo impegno, fatto soprattutto di una spendita di tempo da parte prima dei genitori che effettivamente mi rendo conto siamo spesso distratti e presi da altro, e l'ascolto, perché comunque sì, è vero che magari c'è poca attenzione, però io credo che ognuno di noi come genitore, io molte volte mi sono anche messa in discussione nelle difficoltà che si possono incontrare con i bambini, insomma, nel loro fare scuola, nel loro stare a scuola. E i genitori credo che sentano una necessità fondamentale che è quella dell'ascolto, ma l'ascolto che presuppone non solo essere sentiti, cioè l'ascolto presuppone anche una comprensione, sapere che chi c'è dall'altro lato effettivamente ti sta ascoltando, comprendendo e ti sta anche cercando di aiutare ad arrivare ad una soluzione. E credo che solo nel momento in cui tutto questo si incastrerà perfettamente, e questo credo che effettivamente debba necessariamente passare attraverso il tempo, attraverso vari mutamenti culturali, anche attraverso una predisposizione, un atteggiamento diverso sia da parte degli insegnanti che da parte dei genitori stessi, che molto spesso sono anche diffidenti nei confronti della scuola per mille motivi. Quindi ecco, solo che penso che solo nel momento in cui si abbasseranno le barriere da entrambi i lati e ci si confronterà in un rapporto di fiducia fondamentalmente, perché poi credo che alla base di tutto, se noi decidiamo di affidare i nostri figli alla scuola, è perché fondamentalmente ci deve essere un rapporto di fiducia. Questo può veramente portare a questo bellissimo castello trasparente di cui parlava la dirigente. Sicuramente è un sogno, ma vogliamo crederci. Però è così, sì, beh, sappiamo, ci crediamo fortemente. Sappiamo dove dobbiamo andare. Le linee guida le abbiamo ecco, ben definite, ma cerchiamo di scoprire anche cosa si aspetta un genitore da un insegnante. Quali sono le lamentele che avvengono maggiormente? Le lamentele, al di là delle lamentele che ora non sto qui a dire, vabbè, lamentele quelle che ognuno di noi forse si aspetta che il proprio figlio sia al centro dell'attenzione, ecco, molte volte nascono dalle solite problematiche, insomma, che penso che vorremmo tutti che fosse sempre ben visto, sempre, cioè che non subisse nessun torto. Ecco, penso che sia quello forse l'errore principale. Non vorremmo mai che venisse rimproverato questo benedetto figlio. E certo, noi ci aspettiamo, almeno io personalmente come genitore mi aspetto che mia figlia soprattutto ci vada con serenità a scuola, i miei figli ci vadano con serenità a scuola, e che siano contenti. Ecco, non vorrei mai che rispondessero no, non mi piace la scuola, anche se forse lo diranno, spero che lo diranno solo per gioco, per sentirsi un po' più importanti, però il fatto che sperare appunto che ci vadano con entusiasmo, con quell'entusiasmo che alla fine faccia capire loro che non è costrizione. Ecco, la scuola non
Spero solo che non rappresenti per loro una forma di costrizione, di stare lì seduti ad ascoltare questi insegnanti. Ecco, spero che quella passione di cui si parla, gli insegnanti riescano a trasmetterla. Forse mi aspetto questo, che loro escano appassionati di tutto quello che apprenderanno all'interno della scuola. Questo potrà esserci con un'alleanza educativa. Sì, ma a me pare che da questa parte della nostra discussione sia venuta fuori una cosa estremamente interessante, perché viene sempre richiamato costantemente la relazione tra le varie componenti del... No? Perché credo che il problema debba avere un approccio sistemico, perché qui poi tutti i problemi vanno a finire nella funzionalità delle relazioni. La dirigente Ricolò diceva della relazione poi tra le varie componenti di una scuola, no? Che sono anche quelle fondamentali. Se ciascuno rimane a compartimento stagno, se non c'è una comunicazione vera, trasparente, empatica, con tutte le caratteristiche che noi sappiamo, allora la funzionalità non c'è. E noto che tutto ruota attorno alle relazioni, quindi noi intanto non dobbiamo mai dimenticare una cosa: noi entrano dei bambini a scuola e escono adulti. Quindi i bambini attraversano tutto, e tutto il nostro sviluppo, tutto ciò che ci accade passa attraverso le relazioni, passa attraverso un sistema relazionale. Voi immaginate una classe in un sistema relazionale estremamente complesso. Voi pensate, che ne so, un numero, 20 persone che comunicano tra loro. Io tra l'altro questo, ho fatto la mia tesi di laurea sulla comunicazione all'interno delle classi, tra insegnante alunno, alunna alunno. Quindi ruota tutto attorno a queste relazioni. Allora, se le relazioni sono funzionali, e quindi una relazione è efficace quando? E richiamo la parola, quando è trasparente, quando è empatica, quando dentro questa relazione c'è l'ascolto. Allora, io credo che tutte queste problematiche vanno affrontate con un approccio sistemico. Noi dobbiamo considerare che questo sistema scuola, che la scuola famiglia è un sistema, ed è un sistema di relazioni. Se queste relazioni funzionano, sono efficaci, probabilmente gli obiettivi che ci stiamo ponendo, proprio quello che stiamo dicendo, anche se poi nella realtà non è esattamente così, purtroppo le problematiche sono tantissime, però intanto noi sappiamo qual è l'obiettivo verso cui dobbiamo andare, sappiamo la strada che dobbiamo percorrere. Noi vogliamo una scuola così, una scuola come la raccontava la dirigente Nicolò, ma una scuola dove avviene quella cosa bellissima che ha detto Annalita Foti, quando dice: voglio che i miei figli vadano con serenità a scuola. Se un bambino va sereno e contento a scuola, ma già abbiamo fatto veramente, e vuol dire che lì c'è il lavoro, il tempo, la pazienza dei genitori e degli insegnanti, che devono fare trasferire la passione, che devono fare capire ai genitori che loro sono lì per aiutare i propri figli a crescere, che sono alleati, che non sono... No, io mi trovo a dover affrontare nella mia attività quotidiana problematiche di liti tra genitori e insegnanti, proteste, quindi tutta una serie di cose, non parliamo poi delle valutazioni, no? E noi che cerchiamo di fare capire che dobbiamo far abituare anche i ragazzi e i bambini a reagire quando si sentono magari non compresi, ma reagire nel modo positivo. Quindi voglio dire, tutto ruota attorno alle relazioni. Allora dobbiamo veramente costruire una rete costante, una rete di relazione costante tra genitori e scuola. Perché poi ci sono i vari livelli, no? C'è il livello di collaborazione, dove noi... No, intanto c'è la parte rappresentativa, i genitori hanno possibilità, c'è tutta la parte rappresentativa, quindi dovrebbero essere anche sensibilizzati a partecipare molto di più, ad essere più attivi anche nella formazione, nell'offerta formativa, possono diventare attivi. Quindi dobbiamo costruire questa, diciamo, costruire un modello di collaborazione scuola-famiglia che parte da quello che un po' è stato detto. E che, se è vero che non è tutto così, ma noi dobbiamo pensare e lavorare perché tutto sia così. Il sistema scuola-famiglia è fondamentale, ma è anche altrettanto importante capire in che modo la scuola agisce nel momento in cui si trova davanti a delle situazioni di conflitto, vedi bullismo,
vedi sopraffazione e aggressività per mancanza di intelligenza emotiva, quindi ritorna ancora una volta l'educazione emotiva nelle scuole. Assolutamente, io direi che al di là dei programmi che la scuola è chiaramente tenuta a portare avanti e che ora comunque non sono più rigidi come lo erano una volta, adesso abbiamo delle finalità prescrittive che devono necessariamente interagire con il contesto territoriale. Però direi, non solo io, l'hanno detto prima di me persone ben più autorevoli, che al di là della scuola dei programmi è necessario favorire proprio la scuola dell'educazione emotiva. Goleman diceva appunto, oltre all'italiano, alla storia, facciamo intelligenza emotiva, perché è anche giusto che un bambino impari a capire che cos'è la rabbia, impari a capire cosa deve fare quando si sente in quel modo, impari a dare un nome a quello stato d'animo che ha. Quando succedono questi episodi di cui le parlava, è evidente che abbiamo fallito nel, diciamo, nel favorire questa educazione emotiva, ma non ha fallito solo la scuola. Abbiamo fallito tutti, ha fallito la parte genitoriale, perché il bambino quando arriva a scuola ha già delle sue strutture nella personalità. Ha fallito la scuola perché molte volte, come dicevo io, anche le insegnanti sono prese, diciamo, a portare avanti le varie attività didattiche, prescindendo da un aspetto che oggi è più che mai fondamentale, perché oggi più che mai la società ha queste caratteristiche proprio di fragilità. E siccome la scuola non può ignorare quali sono i contesti sociali in cui opera, io dico che il territorio e in generale la società è fattore, risorso e prodotto dell'educazione. È fattore perché noi prendiamo i ragazzi di quel territorio, è risorsa perché mi piace immaginare proprio in quest'ottica di alleanza che il territorio possa essere una risorsa importante. È prodotto perché quello che noi lasciamo va poi ad avere un effetto sul territorio, quindi l'interdipendenza, la sinergia, l'educazione emotiva che non è soltanto dei ragazzi ma è anche dei genitori. Ecco perché io ho voluto fortemente questo progetto, perché il fatto di ritrovarsi insieme, non un pomeriggio, una tantum, ma proprio di effettuare un percorso, ritrovarsi insieme, io, i docenti, uno psicologo che oltre che specialista è anche, diciamo, una persona esterna a alcune dinamiche che vengono a svilupparsi, e discutere, confrontarsi, riflettere, e quello fa essere trasparenti nella comunicazione, aiuta a comprendere quelle che sono le posizioni, gli obiettivi, anche i modi di agire. Quindi questo appare più che mai fondamentale. Un punto di debolezza è che mi piacerebbe potessimo essere supportati anche al mattino durante le ore di lezione di questi percorsi, cosa che purtroppo non è sempre possibile, perché noi andiamo avanti con i fondi che vengono erogati dallo Stato e che in tempi di spending review non sono diciamo quelli che ci servirebbero per portare avanti questo tipo di attività. E veramente cerchiamo di essere creativi, di trovare tutte le strade possibili per dare queste occasioni ai ragazzi e per crescere proprio a livello emotivo, anche come insegnanti, anche come docenti, perché anche i docenti si trovano in questa difficoltà. Credo che sia nelle nostre esperienze che un bambino di 10 anni fa non è un bambino di oggi, ma ce ne accorgiamo come genitori, ce ne accorgiamo maggiormente noi della scuola, anche perché poi un genitore ha una percezione che è un po' diversa rispetto a quello che ha un insegnante, perché come ben diceva il dottore, è diversa la relazione madre-figlio, genitori-figlio, da quella che è un rapporto di un insegnante con 20 ragazzi, quando va bene, perché ci sono classi anche più numerose, una classe dove ci sono bambini che hanno un'esperienza e un vissuto diversissimo, al di là dell'eventuale disabilità che diciamo con cui possiamo confrontarci, ma ci sono condizioni di disagio che provengono da
che sono disagio vengono da aspetti diversissimi, quei bisogni educativi speciali che sono tanto teorizzati oggi, ma che in effetti riflettono delle fragilità con cui noi ci troviamo a interagire, e molto spesso anche gli insegnanti devono, non è facile interagire con queste difficoltà. Sicuramente una metodologia da attuare è quella dell'ascolto, e come abbiamo più volte rimarcato nella nostra puntata, e quanto sarebbe importante avere nelle scuole la figura dello psicologo, quindi in figura stabile, ecco, o anche uno sportello di consulting in cui lo studente può recarsi e comunicare le proprie lamentele, ma anche quello che non gli piace, ecco. Ha perfettamente ragione, e non soltanto per gli studenti, perché anche i ragazzi hanno bisogno di confrontarsi con un adulto che non sia un insegnante o un genitore, ecco, c'è questo anche. Ecco, una figura che sente vicina. E che, diciamo, dalla quale non si senta giudicato magari. Ma anche gli insegnanti. Io mi accorgo che quando il dottore viene a scuola, diciamo, anche molti insegnanti hanno delle questioni da discutere, delle difficoltà, sì. che vogliono, di cui vogliono parlare con uno specialista che può dare magari dei consigli per affrontare meglio. Quindi cambierebbero anche le modalità di comunicazione, e sì, i rapporti e le relazioni sicuramente avrebbero dei riscontri positivi. Sì. No, noi abbiamo fatto un'esperienza iniziale un bel po' di anni fa, proprio in questo senso, la partecipazione mia all'interno della scuola, facendo gli incontri di ragazzi, che si è dimostrato veramente uno strumento estremamente valido. C'è un bisogno, una necessità dei ragazzi di confrontarsi appunto con una figura esterna che percepiscono in modo diverso. Ha ragione nel dire, quando vado nelle scuole vengo percepito come quello che non giudica, come quello che comunque non è inserito nelle dinamiche quotidiane della scuola, e questo dà un vantaggio, ma abbiamo avuto modo di constatare del grande bisogno che c'è di esprimere le proprie problematiche. Poi lì, in quel caso, eravamo nell'età adolescenziale, eravamo una scuola superiore, quindi voi immaginate bene, no? Ma il richiamare questa educazione emotiva, ormai mi pare che sia abbastanza consolidata l'idea che anche l'apprendimento è legato all'intelligenza emotiva. Ma c'è un'altra ragione, secondo me, che è l'unico strumento, non dico l'unico, ma comunque è uno strumento importante per contrastare quella che è adesso la cultura cosiddetta orizzontale, questa cultura veramente fatta dove appunto si è perso il discorso del tempo, della sedimentazione, della fatica, no? A raggiungere le competenze. Le competenze non si raggiungono così. Questa pseudocultura è anche, secondo me, una delle cause che ha portato a questa alterazione dei rapporti fra la scuola e la famiglia, perché ormai basta leggere sul web, basta leggere Facebook, tutti siamo specialisti di tutto, tutti possiamo parlare di tutto, anche con presunzione. E come sottolineò Umberto Eco. Esatto. No, vabbè, devo spazio agli imbecilli. Sì, devo dire una cosa. Qualche giorno fa una mia collega mi inviò attraverso appunto WhatsApp una cosa molto particolare, e c'era scritto, c'era il segno della psicologia, vabbè, poi c'era scritto: non confondete le vostre ricerche su Google con la mia laurea in psicologia. Anche medicina. Cioè, nel senso che si perde il senso della realtà un pochino. Quando dicevo questa educazione emotiva, questo training che devono fare i ragazzi nel comprendere, come diceva lei, nel comprendere anche che tipo di stato d'animo ho in questo momento, ma anche come agirlo. Perché non dimentichiamo che emozione vuol dire andare verso azione. In movimento. Allora, come agisco la mia rabbia nei confronti dell'insegnante? Allora lì, se riusciamo a fare passare l'idea che io posso provare la rabbia ed esprimerla in maniera positiva, in maniera che possa ritornare utile ad una relazione efficace. Quindi è uno strumento veramente straordinario. E poi ci sono ormai ricerche abbastanza, diciamo, autorevoli, che dimostrano come più si è intelligente emotivi, più si apprende con più facilità.
cioè riusciamo a governare anche il discorso del sopportare la frustrazione e la fatica dello studio, anche quella è un'emozione e dobbiamo sapere gestirla, perché studiare è fatica. Noi ragazzi dobbiamo dire che studiare è fatica, perché se gli diciamo che studiare è una... studiare è fatica, però dobbiamo fargli anche, però dobbiamo fare anche, fargli intravedere l'utilità. Se poi invece viviamo in una società dove il nichilismo è stato per anni e anni imperante, dove gli abbiamo sempre detto che studiare è inutile, dove abbiamo come riferimento culturale il Grande Fratello o cose diciamo del genere, è evidente che viene meno questa idea a che cosa mi serve. Beh, questo si riallaccia anche a un tema importante, il discorso dell'utilità. È chiaro che un nostro ministro, dico nostro dell'istruzione, aveva detto che non si poteva vivere con pane e Dante, no? Ecco, è sbagliato pensare lo studio o la formazione in termini economici. La formazione è un'altra cosa, è una cosa più seria. E forse questa curvatura sul sapere che debba dare un corrispettivo economico immediato, che poi ha alterato un po' il concetto della fatica. C'è anche questo, io devo dire, sono critica come persona di scuola. Insegnare oggi a questi ragazzi che si trovano ad interagire con internet, quindi questa rigidità del sapere scolastico con questa dinamicità dei saperi multimediali e quant'altro, dobbiamo un attimino rivitalizzare, questa è la sfida importante secondo me, e prendere, essere capaci proprio di suscitare quello che è un concetto vecchio che insomma ci aveva spiegato Socrate e che di recente sì. Massimo Recalcati ha ripreso con grande efficacia a mio avviso, che è proprio essere capaci di suscitare il piacere dell'apprendimento. Lui parla dell'erotismo dell'ora di lezione, vuol dire essere capaci di trasformare quei libri in corpi, essere capaci di trasmettere ai ragazzi la passione per lo studio. Io aggiungerei anche un altro termine, dobbiamo suscitare la curiosità che non hanno più, e fare capire anche questo. Giustamente non dobbiamo collegare l'apprendimento e il sapere a un fatto economico, a un'utilità, no. Noi invece dobbiamo fare capire forse che il vero potere è il sapere, non tanto i soldi, non tanto la, no. Ma intendo potere non nel senso, in un'accezione un po' diversa da quello che si intende, cioè il sapere è la forza che tu hai, è la forza di affrontare la vita. È il sapere culturale che ora si mette, è messo in contrapposizione da quelle abilità tecniche che negli anni precedenti hanno avuto la meglio sulla concezione proprio del sapere umanistico, che oggi invece molti studiosi stanno cercando di rivalutare e tirare su, perché è quel sapere che ti porta ad avere la capacità di riflettere, di analizzare un problema. Moltissimi studi hanno messo in evidenza che i manager più importanti, più affermati sono quelli che hanno lauree in materie umanistiche, perché hanno la mente creativa, perché sono sì. capaci di analizzare i problemi in maniera diversa, quindi serve studiare filosofia, serve studiare il latino. Non è vero che bisogna andare soltanto sulle materie che ti danno un sapere tecnico che investi, guadagni, ci sono altre abilità, le cosiddette soft skills, che oggi come sono sì. insomma life skills, giustamente no. soft, anche soft, perché sì. non sono tecniche, ma sono importanti per fronteggiare qualsiasi problema. Siccome una delle caratteristiche del mondo moderno è l'imprevedibilità, l'incertezza, una volta si faceva quel corso di studi perché volevo diventare un avvocato, volevo diventare un medico, oggi no. La vera sfida è nell'essere capaci di essere flessibili, di seguire, di governare questa incertezza. E allora per avere questo non servono le menti piene, ma servono quelle che Morin diceva, le teste ben fatte. Sicuramente che abbiano una buona analisi dei fatti, e le materie umanistiche aiutano. Come no, sono quelle che aiutano proprio a far crescere nei ragazzi la capacità critica, la capacità di analizzare e di riflettere sui problemi.
Sicuramente la cultura che regala il liceo classico, ecco, quello regala, che lo promuove, tra virgolette, senza, ecco, fare sgarbo agli istituti di materie scientifiche, danno quell'umanità, ecco, nel elaborare i pensieri, nell'essere creativi, fantasiosi. Sì, guardi, questo è senz'altro importante. Poi è chiaro che noi stiamo parlando adesso per linee generali, ma che poi questo si riallaccia a uno dei temi, ci vorrebbe un'altra puntata per parlare poi dell'orientamento. Ecco, quindi essere capaci di scegliere un percorso di studi che sia adeguato alle proprie potenzialità, e quel conosci te stesso di cui abbiamo parlato prima. Non tutti dobbiamo fare il liceo classico, non tutti dobbiamo fare il liceo linguistico, non tutti dobbiamo fare lo scientifico. C'è chi ma non in termini negativi, ognuno ha la propria vocazione, e la scuola, direi, serve anche a questo, a scoprire la propria vocazione. E qui entrano in gioco tutte le componenti, genitori, la scuola, eccetera, ad aiutare i ragazzi a... Certo, forse è mancato però quell'adeguamento da parte della scuola per far apprezzare sempre e costantemente le materie umanistiche, l'importanza, la curiosità, la passione verso tutto ciò che è studio. Sì, non è stata dalla scuola, sì, mi permetto, l'adeguamento da parte della scuola, laddove venivano veicolate informazioni ovviamente contrastanti da parte di tutto, esatto, il resto. E che io ho sofferto da persona di scuola certe etichette, certe cose, ho sofferto certe riforme. Poi, per carità, siamo persone che lavoriamo per, diciamo, facciamo parte della pubblica amministrazione, siamo governate da quelle leggi, è educativo e da educatori le dobbiamo rispettare meglio e prima degli altri e dare l'esempio, però il che non vuol dire che siano sempre condivise, e devo dire criticamente che io di riforme dell'istruzione, insomma, negli ultimi 20 anni non è che abbiamo navigato proprio bene, e questo bisogna essere obiettivi e dirlo con schiettezza. E poi ognuno di noi ha fatto appello alla propria motivazione, ai propri studi, alle proprie convinzioni, perché secondo me è anche questo, l'importante è dobbiamo avere degli ideali, delle visioni. Purtroppo oggi sembra che ci manchino proprio queste cose, non solo a scuola, dappertutto. Però oggi, voglio dire, mi è molto piaciuto l'idea che abbiamo in qualche maniera delineato, no, quello che dovrebbero essere, come dire, questa strada che dovremmo percorrere, ideale, con tutti i limiti e le difficoltà da parte della scuola, da parte dei genitori. Poi non dobbiamo mai dimenticare, tutto riflette anche la cultura generale, il livello ormai di cultura, io rischio di attirarmi qualche antipatia, ma il livello di cultura è estremamente basso, questo produce appunto l'incapacità che diceva prima la dirigente Nicolò di riuscire ad affrontare i problemi, riuscire ad avere la mente aperta e anche adeguarsi a questo, che è questo della società liquida, dell'incertezza, adeguarsi a questo. Però abbiamo anche il dovere di contrastare quello che dicevo prima, di questa cultura orizzontale, contrastare questa generazione che Spitzer chiamava di copia e incolla, dove non c'è più il gusto del ricercare. Allora, credo che in qualche maniera abbiamo delineato, mi auguro che chi ci ha visti ed ascoltati abbia, come dire, compreso un po', come dire, questa strada che noi pensiamo si debba, diciamo, le tre componenti, ci siamo un po' trovati d'accordo su questo, su alcuni elementi di fondo come l'intelligenza emotiva, come il mettere in evidenza la personalità, quindi più che abilità tecniche ci sono abilità personali, abilità come dire, di personalità, quindi tutte le varie componenti devono, come dire, incrementare questo aspetto. Quindi questo credo che sia, devo dire, mi è molto piaciuta, insomma, se si può dire. Ecco, questo è il quadro generale della puntata di oggi, e mi è molto piaciuto anche il fatto di non adeguarsi a quelle che sono le direttive che le leggi impongono, ma continuare lo stesso nella fantasia, sempre a fianco
allo studente, ma anche al genitore, all'insegnante. La formazione è fondamentale. Ecco, quali sono le problematiche che una dirigente, ma anche una presidente, ecco, del consiglio d'istituto può incontrare nel momento in cui si deve scontrare quelli che sono i cosiddetti muri di gomma? Guardi, riapriamo un'altra puntata. No, riapriamo un'altra puntata. Devo dire che io dico sempre a casa che quando parto al mattino non so mai cosa trovo a scuola. Ogni giorno è un'esperienza diversa, ogni giorno mi confronto con problematiche. Diciamo, non è un lavoro che può annoiare, perché tanto le problematiche sono veramente sempre diverse. No, ora, a parte, diciamo, questo spunto così ironico, perché le cose alcune volte vanno prese anche con leggerezza, che chiaramente non vuol dire superficialità, ma è proprio la capacità molte volte di staccarsi in termini positivi per riflettere e inquadrare meglio i problemi, perché se noi partiamo con la nostra visione non c'è dialogo, non capiamo le esigenze dell'altro. Allora io credo che sia fondamentale, proprio per l'esperienza che ho, tenere le porte aperte. Diciamo, la presidente del consiglio d'istituto diceva: non è che tutto si risolve solo perché ci parli, però mi creda che molte volte, nella mia esperienza, già il fatto che un genitore possa entrare e proprio dire tranquillamente, senza essere rimandato, senza essere, diciamo, rispedito a casa dicendo non ho tempo, ci vediamo la prossima settimana, già quando si apre la porta e si dialoga, e chi ti ha davanti è chiaro, perché se io ricevo per ascoltare empaticamente, cioè mettendomi veramente nei panni dell'altro e cercando di capire che cos'è che ha portato quella persona a prendersi un'ora di permesso dal lavoro e a venire da me, perché chiaramente se quella persona è da me vuol dire che è stato mosso da un bisogno che io devo capire. E dopo che si capiscono queste cose, allora a quel punto le azioni sono diverse, perché ci sono dei momenti in cui è giusto che la scuola dica: guardi, io capisco come lei si sente, però la scuola deve fare così e fa così per questa ragione. Io dico che quando c'è dialogo, il conflitto che non trova soluzioni non c'è. Quindi una via d'uscita si trova sempre. Si trova assolutamente. E poi chiaramente bisogna far ben capire che ci sono delle norme che noi dobbiamo rispettare, ci sono anche delle conoscenze pedagogiche, psicologiche, che noi dobbiamo tenere in considerazione quando agiamo, che ci sono delle dinamiche relazionali che magari un genitore disconosce, e quindi bisogna capire, ascoltare e spiegare. Questo è fondamentale. Quindi intensifichiamo i percorsi educativi all'interno delle scuole, ma anche aperti alle famiglie, in particolar modo, ecco, ai genitori. Sì, io confermo fondamentalmente che la via del dialogo è quella necessaria. Quello che poi viene fuori nei consigli d'istituto è questo: molte volte siamo tuttologi per via di questa cultura orizzontale piatta e veloce, però poi di fronte effettivamente ad una spiegazione ben data, ad una spiegazione dove vedi che l'altro effettivamente si sta impegnando comunque a parlarti, a perdere tra virgolette, per comunque ad impiegare il suo tempo, a darti delle spiegazioni valide, e tutto si placa, anche l'atteggiamento magari molte volte scontroso, riottoso, pronto subito all'attacco di molti genitori, si placa di fronte ad un dialogo ben fatto, di fronte ad un dialogo che è teso, dove c'è una mano tesa. Ecco, io penso che questa sia l'unica via per cercare una comprensione tra genitori e istituzioni. Il che vuol dire, aggiungo soltanto un'altra piccola cosa, che non sempre, diciamo, dobbiamo solo spiegare, alcune volte dobbiamo dire: è vero, questo non si doveva fare. Bisogna anche dare atto che qualche volta anche la scuola sbaglia, e questo credo che sia un messaggio educativo importante, cioè anche il sapere individuare una propria fragilità. Sì. Guardi, quello che lei mi sta dicendo in effetti è giusto. Analizzerò le cause che hanno portato a questo, non si verificherà più, perché se è capitato come lei mi dice, non sono, può anche succedere, questo è chiaro, e conviene, secondo me, diciamo, confessarlo
la massima chiarezza, così come un maestro diceva anche Socrate, non dobbiamo dare l'idea di sapere tutto e di essere infallibili, anche quello è l'insegnamento, far vedere ai ragazzi che nessuno è infallibile, ma che siamo tutti in cammino per migliorare e per sistemare le cose. Mettersi in discussione. Assolutamente, umiltà intellettuale prima di tutto, non c'è crescita. Questo è fondamentale in ogni relazione. Okay. Noi abbiamo concluso la nostra puntata Scuola Famiglia di Psiche Dintorni. Ringrazio la dirigente scolastica Eva Nicolò dell'Istituto Scolastico di Cittanova San Giorgio Morgeto e Anna Rita Foti, presidente del Consiglio d'Istituto Comprensivo Megali Merito Roccaforte, e soprattutto ringrazio il nostro esperto, sempre puntuale e attento, Sandro Autolitano. Alla prossima. Grazie a voi.